Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net, quest'oggi video unboxing di Komu K8. Come si può intuire dal nome, si tratta di un dispositivo con un processore octa-core, ma vediamo le caratteristiche tecniche sul retro della scatola. Troviamo intanto un display da 5.5 pollici di tipo Full HD, quindi 1920x1080, un processore MediaTek con 8 core alla frequenza di 1.7 GHz, 2 GB di memoria RAM più 16 di memoria interna. È un dispositivo dual SIM, cosa molto importante, supporta reti GSM e HSPA, 14 megapixel di fotocamera con autofocus più fotocamera frontale da 5 megapixel, supporto al NFC, GPS e GPS non mancano, così come Wi-Fi e Bluetooth, 1080p la riproduzione e la registrazione video, 2400 mAh invece la batteria. Non mancano ovviamente i vari sensori come accelerometro, giroscopio e compasso e bussola e tutto quello che volete. Andiamo ad aprire la scatola. Sul fronte troviamo il dispositivo, eccolo qui, lo andiamo a vedere subito. Subito sotto troviamo alcuni libretti. Apriamo poi la scatola e al suo interno troviamo gli accessori. Intanto partiamo con le cuffiette non di tipo in-ear, il caricabatterie da presa con porta USB, la batteria che ricordo essere da 2400 mAh e il cavo micro USB che non sto ad aprire. Mettiamo da parte la scatola e inseriamo all'interno del cellulare la batteria. La scocca è in plastica, si nota. Ok. Un po' difficile. Ok, andiamo a installare la batteria e a richiudere la cover. Eseguiamo un primo avvio e vediamo come caratteristiche fisiche cosa troviamo. Tasto accensione e spegnimento in standby sul fianco destro insieme a quello della fotocamera, leggermente spostato, curvo anzi. Jack da 3,5 per le cuffie sulla parte superiore, con secondo microfono per la rimozione del rumore di fondo. Sul fianco sinistro abbiamo bilanciere del volume, inferiormente porta micro USB con microfono principale, sul retro fotocamera che ricordo essere da 14 megapixel con flash LED. Sul fronte fotocamera da 5 megapixel, sensore di luminosità e di prossimità. Il display 5.5 pollici, Full HD, e direi che si nota abbastanza. La luminosità è molto elevata, Android 4.2.2 Jelly Bean nel sistema operativo, insomma un telefono che sicuramente va provato. Se avete domande fatele pure all'interno dei commenti o all'interno dell'articolo di unboxing. Per il momento è tutto, un saluto da Michael per tuttoandroid.net.